prima l'interruzione del Consiglio regionale e poi il colloquio all'ennesimo con il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso. Nel mezzo le proteste vibranti dell'opposizione, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto a gran voce al presidente del Consiglio regionale di Pangrazio di poter ascoltare le rimostranze degli interinali di Attiva sospendendo il question time in corso. Gli ex dipendenti a tempo determinato della municipalizzata pescarese che si occupa della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città sono tornati a protestare. La richiesta è sempre la stessa: regolarizzare la loro posizione lavorativa dopo anni con contratti mensili. Nei giorni scorsi il Comune di Pescara ha inviato la lettera alla Corte dei Conti contenente la richiesta di parere in merito alla possibilità di procedere alla conversione o trasformazione dei rapporti di lavoro interinali in rapporti di lavoro a tempo indeterminato all'esito di una conciliazione stragiudiziale. Al presidente D'Alfonso i lavoratori hanno detto di non voler sentir più parlare di concorsi dopo la scottatura ricevuta dal concorso svoltosi proprio qualche settimana fa e che ha visto la quasi totalità degli interinali esclusi dalla selezione. Sono convinto che gli interinali agganciati ad un'agenzia di interinato costi di più rispetto ad una soluzione che invece rispettosamente per la legge possa essere trovata, per esempio, o concordatamente, se le procedure lo consentono, o con un concorso dedicato che esalti le specifiche professionalità conseguite. Questo però è argomento di dettaglio che deve essere visionato con cura da stasera nei prossimi giorni, facendo in modo che il tempo necessario sia il più breve tempo possibile. Il concorso non lo vogliamo, ma non perché vogliamo avere una corsia preferenziale, perché il nostro diritto al lavoro ci è stato strappato e ci hanno buttato in mezzo alla strada, senza un perché, dall'oggi al domani. Non è giusto quindi ripresentare un'altra volta un concorso